Nei giorni scorsi si è parlato tanto della nuova Xbox e di PS5, ma adesso si comincia a parlare già di prezzi. Effettivamente il prezzo di una console che al massimo potrà costare 600 euro assume sempre più importanza, considerando che ogni giorno comprate telefoni da 1000 euro e oltre. Non sto parlando con te ovviamente che hai il Nokia 3210, quello originale del 1999, ma con chi effettivamente spende soldoni per i dispositivi di ultima generazione, che non siano videogiochi. Però per le console anche spendere quei 100 euro in più, e lo capiamo per certi versi, risulta quasi come un dito in c***o con la sabbia, quindi è bene fare chiarezza fin da subito su quelle che saranno le macchine da gioco di nuova generazione, soprattutto considerando che per alcuni, anche addentro al settore dei videogiochi e dello sviluppo dei videogiochi, in particolare Inaba di Platinum Games, il capo di Platinum Games, queste nuove console sarebbero semplicemente un more of the same, nulla per cui impazzire. Ed è opinione diffusa per molti di voi in realtà che nei commenti sotto alcuni nostri video avete mostrato un certo scetticismo nei confronti delle nuove console di Sony e Microsoft. Insomma, se da un lato abbiamo Microsoft nella persona di Phil Spencer, sempre lui che ci fa sapere che il prezzo di Xbox Scarlett sarà ragionevole. E che cosa significhi ragionevole per uno come Phil Spencer, che potrebbe permettersi anche il bidet da gaming, per dire, se ci fosse il bidet in America? È tutto da vedere. Fatto sta che l'analista Michael Pachter, che è ritornato alla carica con una delle sue previsioni al fulmicotone, regia, vedi un po' come il nostro rapporto con Michael Pachter da quel famoso incontro è ormai cambiato, del c***o è diventato al fulmicotone, che poi non c'entra niente in questo contesto. Sembra quasi un adattamento di Gualtiero Cannarsi. Pachter è sicuro che non soltanto Xbox Scarlett, ma anche PlayStation 5 costeranno 399 euro, il che sarebbe un ottimo prezzo per delle console così avanzate e con componentistica così potente. Intanto, fino a qualche settimana fa si vociferava su due possibili nuove versioni di Xbox Scarlett, ovvero Lockhart e Anaconda, dove Lockhart sarebbe stata la versione meno potente e Anaconda quella più potente. Di fatto Microsoft sembra abbia voluto abbandonare questa divisione in due console diverse, poiché avrebbe creato delle difficoltà non indifferenti agli sviluppatori, che si sarebbero trovati a sviluppare per la console meno potente, dovendo però poi ottimizzare verso l'alto per la console più potente. Insomma, sarebbe stato un gran casino, meglio creare un'unica console, probabilmente che sia una via di mezzo tra quella meno potente e quella più potente, e che sia performante in ogni caso, e noi onestamente appoggiamo questa scelta. Strauss Zelnick di Take-Two ha definito eccessivi gli 8 anni necessari per far uscire Red Dead Redemption 2. Per questa ragione il publisher di Rockstar vorrebbe accorciare i tempi di sviluppo dei suoi giochi, anche a costo di far uscire un gioco di 30 ore piuttosto che 50, magari con un supporto duraturo post-lancio con DLC e contenuti online. Possiamo quindi aspettarci un GTA 6 in tempi brevi? Ma la vera domanda è: dobbiamo aspettarcelo più corto del normale per poi essere ampliato successivamente? Google Stadia vi permetterà di cambiare nome quante volte volete, così da poter passare da piccola Chetti 81 a Rutto Libero 98 a vostro piacimento, eppure gratuitamente la prima volta. Infatti dal secondo cambio di nome in poi dovrete pagare. Quanto non si sa ancora, come non è ancora conosciuto il procedimento di cambio del nickname, ma spesso si sceglie di far pagare l'utenza per non far abusare del servizio, quindi potrebbe anche essere giusto così. Sul sito ufficiale di Santa Monica Studio e creatori di God of War è apparso un annuncio di lavoro relativo alla ricerca di un level designer, di un combat designer, di un cinematic artist. E fin qui tutto ok, le software house sono solite ricercare nuovi talenti da inserire nel proprio organico, se non fosse che questo annuncio sembra riferirsi a God of War 2, con già un sottotitolo, Ragnarok, che sarebbe uguale a quello del nuovo Assassin's Creed, forse, ma Ragnarok. Questo perché nello stesso annuncio viene riportata la condizione necessaria per poter lavorare in Santa Monica Studio, ovvero conoscere bene l'ultimo episodio di God of War, il sistema di combattimento, le meccaniche e i nemici. Insomma, nonostante manchi ancora l'ufficialità che un nuovo episodio di God of War sia in sviluppo, è cosa molto probabile, addirittura si parla di lavori iniziati già nella scorsa primavera, ma aspettiamo appunto fonti ufficiali per poter confermare o smentire questa informazione. Intanto però a un mezzo annuncio del genere ci viene da pensare: sì, torniamo a parlare di Nintendo Switch Mini. L'azienda cinese Hanson ha infatti già annunciato una serie di accessori tra cover e custodie per Nintendo Switch Mini, con tanto di foto della console. Ovviamente silenzio da parte di Nintendo, ma diventa sempre più probabile che Nintendo Switch Mini possa essere reale e che possa quantomeno somigliare ai modelli di queste immagini, che però ricordiamo potrebbero essere fake. Dello Switch Mini però parla anche Game, catena decisamente più famosa, che ha incluso in listino proprio la serie di accessori di Hanson, cosa che conferisce
conferisce in qualche modo maggiore credibilità ai rumor. Una notizia che non ci sorprende è la conferma da parte di Naughty Dog della presenza della modalità multiplayer in The Last of Us 2, con il ritorno delle fazioni. Non ci sorprende perché tutti i più recenti giochi di Naughty Dog, incluso il primo The Last of Us, erano dotati di modalità multiplayer, cosa a cui io rinuncerei volentieri, ma che sicuramente farà felici molti altri giocatori. Secondo un recente studio, i bambini che vengono sottoposti a giochi violenti poi sono più propensi all'uso delle armi. Lo studio si chiama, con un nome molto telegrafico, Effect of Exposure to Gun Violence in Video Games on Children's Dangerous Behavior with Real Guns. E l'ho voluto leggere tutto per vantarmi della mia pronuncia in inglese. È vero, cioè nel senso questo è il motivo per cui l'ho fatto. Amatemi o odiatemi. Comunque esordiamo col dire che lo studio ci lascia parecchi dubbi perché è stato condotto su un campione di 220 bambini sottoposti a vari videogiochi violenti, ma non troppo violenti perché, come dire, non potevano farlo visto che essendo bambini alcuni giochi sono loro interdetti e ovviamente una parte di questi bambini non sono invece stati sottoposti a giochi violenti ma a giochi meno violenti o addirittura violenti sì ma non con armi da fuoco. Dopo questa lunga sessione di gioco sembra che effettivamente i bambini sottoposti ai giochi violenti abbiano scelto di usare delle pistole giocattolo una volta rinchiusi in una stanza con dei giocattoli a loro disposizione, fra cui delle pistole. Chi potrebbe mai dire che quegli stessi bambini, se rinchiusi in quella stanza con quei giocattoli e quelle pistole giocattolo, non avrebbero comunque scelto le pistole giocattolo anche prima di aver giocato al gioco violento? L'Epic Games Store è in vena di regali, infatti questa settimana fino al 27 giugno è gratuito Rebel Galaxy. La settimana prossima invece sarà gratuito il commovente Last Day of June del team italiano Ovosonico fino al 4 luglio. Elden Ring sarà più simile a un Dark Souls che a un Sekiro, e questo lo sapevamo già, ma Miyazaki ha specificato che il gioco nato dalla collaborazione con George Martin sarà piuttosto un'evoluzione di Dark Souls. In pratica appartiene allo stesso genere ma con meccaniche più approfondite e ambienti più vasti. Per quanto riguarda la collaborazione con Martin, Miyazaki ha specificato che lo scrittore non si è occupato della storia ma della mitologia del gioco. Kerry Hopkins di Electronic Arts ha fatto sapere che secondo lui le casse premium, le loot boxes e quindi anche i pacchetti di FIFA, per esempio, sono come gli ovetti Kinder o le LOL Surprise. Che poi, bambine, mi dovete dire, ma che cacchio c'è di bello in queste LOL? Sono delle bambine deformate con gli occhi giganti, brutte. Sì, voi potreste replicarmi in mille modi, lo so. Di fatto il meccanismo è più o meno simile. Noi siamo affascinati dalla sorpresa, dall'incognita, da ciò che ci può capitare spendendo un piccolo capitale e cercando di farlo fruttare al massimo con una sorpresa che potrebbe rivelarsi effettivamente molto buona. Per esempio quando si trova Ronaldo, Messi o giocatori più forti in FIFA. Però, mentre per gli ovetti Kinder chi se ne fotte della sorpresa, io mi ricordo che da piccolo rischiavo di ingugitarla insieme al cioccolato e il cioccolato era l'unico obiettivo del mio acquisto. Sulle loot boxes, secondo noi andrebbero regolamentate, e intanto il portavoce di Electronic Arts si è detto d'accordo con il Regno Unito che non le ha equiparate a gioco d'azzardo e non si è detto d'accordo invece con il Belgio che le ha ritenute gioco d'azzardo. Ma va! Electronic Arts ha finalmente ammesso che Anthem non sta andando affatto bene, ma questo non cambierà nulla per BioWare, che continuerà a lavorarci su. Andrew Wilson di EA ha infatti affermato che BioWare adesso si concentrerà più che mai su Anthem per poter mantenere le promesse iniziali. Non oso immaginare la pressione a cui è sottoposta BioWare in questo momento. Noi videogiocatori potremmo essere dei deficienti in preda all'hype, questo secondo il direttore Walker di Rock Paper Shotgun, un famoso sito di videogiochi, che ha definito appunto deficienti coloro i quali hanno preordinato Cyberpunk 2077, nonostante il gioco sia ancora al di là da venire. In un mondo in cui gli influencer sovrastano anche per qualsiasi stronzata l'articolo migliore scritto sul migliore dei siti internet online, effettivamente capisco che per farsi sentire ci vogliono di queste cose, ma di base, anzitutto, chi ha prenotato il gioco potrebbe averlo fatto per i contenuti esclusivi della Collector's Edition, che se non la prenoti ora la trovi poi su eBay a prezzo di un incubo. In secondo luogo, la prenotazione non è che venga fatta così indiscriminatamente, ma nei confronti di un team che ha già dimostrato di meritare appieno la nostra fiducia, e quindi l'hype, e in questo caso la prenotazione, che eventualmente può essere disdetta, ci stanno tutte. In terzo luogo, ma fai spendere alla gente i soldi come vuole, futtadini. Gli estremi. O si fa estremamente bene e tutti sono dei bravissimi consumatori, oppure si fa estremamente male e siamo tutti dei deficienti, senza analizzare caso per caso. È questo che si rischia, di essere preso per un qualunquista, populista e dalla retorica facile. Caro Wolf.
Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questa bellissima domenica. Non lo sappiamo se è bellissima, non vediamo la luce del sole da giorni, siamo qui relegati in casa a fare video, ma è quello che ci siamo scelti nella nostra vita. E al di là di queste facezioli, vi ringraziamo appunto per essere stati con noi, per averci accordato la vostra preferenza. Vi ricordiamo che domani alle 21 saremo in live sul canale Viola. Trovate il link nel primo commento in evidenza e se ci gira pure in descrizione. E noi ci vediamo la prossima settimana con le news, ma ovviamente ci saranno dei video in mezzo tra queste news e quelle della prossima settimana, e ogni giorno sul secondo canale. Ciao!